Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Offriamo la Santa Messa in suffragio di Michele, Raffaella, Antonio e Margherita, Antuono, Sigismondo, Donato e Lucia, Angelo, Antonio e Soccorso e la famiglia, i defunti della famiglia Giliberti. Ascolteremo nella prima lettura, che è molto incoraggiante per tutti, un'espressione che dice: le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba che in questo periodo cresce abbondante. Chiediamo perdono per le volte in cui abbiamo desertificato invece le nostre relazioni, abbiamo reso scheletrico il bene e ridotto, condannato la nostra anima a una sorta di anoressia spirituale. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, a buona volontà. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattate e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio: terribili sono le tue opere. Acclamate a Dio voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia.
se non l'abbiamo fatto fino a questo momento, accendiamo i nostri cervelli in questo momento. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere delle vostre città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benvenuti a quelli che sono qui per la prima volta. Vedo alcuni volti nuovi. E non so se qualcuno ha letto i messaggi sulla panoramica. Magari ha funzionato anche quello. Abbiamo ascoltato nei titoli di coda di questo Vangelo un'espressione che avrebbe dovuto farci saltare dalle sedie. I discepoli tornarono pieni di gioia. E qual è il motivo? Perché avrebbe dovuto farci saltare? Perché siamo molto sensibili a questo tema. Noi la gioia la cerchiamo continuamente, in tanti modi, ma non la troviamo. Sant'Agostino dice che è come un frutto a cui tutti tendiamo con le mani, ma non ci arriviamo. E quindi ci intristiamo dentro. E un antico adagio orientale diceva che il Signore volle nascondere la gioia per farla desiderare di più dagli uomini. E quindi, chiedendo consiglio agli angeli, disse: dove la mettiamo questa gioia? E gli angeli dissero: mettila nel cuore dell'uomo, perché lì non andranno mai a cercare. Perché noi stiamo sempre fuori da noi stessi, trascurando la ricchezza che c'è dentro di noi. E qual è il motivo di questa gioia dei discepoli? Il Vangelo ci spiega bene che cosa succede. Intanto il Signore ne sceglie alcuni e li manda 72. Perché 72? Perché era l'elenco delle nazioni conosciute allora, ma c'è anche un altro significato. Il 72 deriva da 12 per 6. Gli ebrei erano molto sensibili ai numeri. 12 sono gli apostoli, 6 nella Bibbia indica l'incompiutezza. Infatti l'uomo è stato creato il sesto giorno. Cioè c'è questo annuncio portato dagli apostoli
perché senza questo annuncio il mondo, ogni uomo, rimane incompiuto. È la parola di Dio che permette ad ogni uomo di raggiungere la statura di Cristo, dice San Paolo. Ma è anche vero che se la Chiesa, che siamo noi, non annuncia, non parla di Gesù, rimane incompiuta. O la Chiesa è in uscita, come ripete spesso Papa Francesco, o non è Chiesa. Perché è molto più comodo stare nelle sacrestie, in una chiesa, nei nostri gruppi, dove ci consoliamo a vicenda, facciamo anche l'agape fraterna, però c'è tanta gente fuori che non ha mai sentito parlare di Gesù. Allora noi, Chiesa, o siamo in uscita, incontro a chi non ha mai sentito parlare di Gesù, o tradiamo il nostro essere. Ne sceglie 72 e li inviò a due. Perché? Perché in passato c'erano tanti pericoli e quindi bisognava aiutarsi a vicenda, perché la missione era faticosa e ci si sosteneva. Ma c'è un significato ancora più profondo. Noi non annunciamo, ogni credente non annuncia una teoria. Non andiamo a fare marketing, a piazzare un prodotto, a fare campagna elettorale. Noi andiamo a parlare di una persona e di come quella persona ci ha cambiato la vita. Allora, due a due, perché noi annunciamo quello che succede tra noi, cristiani, a partire da Gesù che è entrato nelle nostre relazioni. Immaginate se come credenti parlassimo di Gesù e poi ci giriamo e non parliamo con quella persona, con quel parente, con quell'altro, non siamo credibili. Noi annunciamo quello che succede tra di noi, nelle nostre famiglie, a partire da Gesù che ha cambiato le nostre vite. L'inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Noi siamo chiamati lì dove viviamo, quindi il lavoro, o se qualcuno di voi andrà in vacanza fra poco, le nostre amicizie, gli affetti, siamo chiamati a trattare ogni persona, ogni spazio, ogni cosa a partire da un amore, a partire cioè da una relazione che io ho con Gesù. Andrò domani mattina alle 5 in conceria e io posso annunciare, evangelizzare a partire da questo Gesù che porto nel cuore. Incontrerò in una rimpatriata dei familiari, stessa cosa. E immaginate che allora Gesù ci ha radunati, se fosse presente qui, ci ha scelto, siamo forse 72, qualcuno in più, e dice: guardate che c'è una missione da svolgere, vi voglio inviare. Si fa un briefing e allora tutti noi pronti, disponibili, andiamo, partiamo. Dove andiamo? Cioè, ci aspetteremmo che Gesù ci presentasse una cartina geografica e dicesse: tu lì, tu qui. E invece Gesù dice: la messa è abbondante, pregate. Ma come? Dobbiamo pregare o dobbiamo andare? Perché pregare vuol dire restare. Perché pregare? Perché gli operai sono pochi? E perché tutto parte dalla preghiera? Forse tante cose nella nostra vita non vanno bene perché mettiamo poco condimento della preghiera. Cioè preghiamo spesso quando abbiamo qualcosa da chiedere, ma non preghiamo per preparare tutto quello che facciamo. E si vede. Ma pregare anche perché Gesù dice: aspetta, prima di partire, entra dentro di te. Perché questo Vangelo che tu vuoi portare, prima lo devi dire a te stesso. Cioè devi evangelizzare te stesso. Potremmo dire che la preghiera è come un'impastatrice, come una betoniera, dove si prepara il materiale che poi viene usato per costruire, dove si impasta il pane che poi viene cotto. Il Vangelo deve girare, rigirare prima di tutto in noi, in ogni parte di noi. A volte noi andiamo da Gesù e gli diciamo: Gesù, entra, vieni nella mia vita, ma non in questo aspetto della mia vita. Potreste chiedervi: ma ci sono delle parti della mia vita che non sono evangelizzate? Cioè delle parti in cui io non ho permesso che Gesù entrasse, che il Vangelo impastasse l'anima. Pregate e poi andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi.
questo è molto consolante. Noi viviamo un momento anche a livello ecclesiale in cui ci sono due eccessi. Da un lato ci sono i tradizionalisti, i conservatori, che guardano il mondo come se fosse tutto cattivo. Le persone sono tutte cattive, il mondo è cattivo, dobbiamo conquistarlo, dobbiamo salvare il mondo. E poi c'è l'eccesso opposto, quello potremmo dire dei lassisti, che sotto una forma di rispetto umano dicono: ma no, ognuno è libero di pensare quello che vuole, quindi non diciamo nulla, non dobbiamo parlare di Gesù perché dobbiamo rispettare tutte le opinioni e tutte le fedi. Attenti, noi come credenti siamo chiamati ad essere luce. Luce. Cosa vuol dire? Che quando tu evangelizzi, sapete da dove deriva la parola evangelizzare? Vangelo. Vangelo deriva da una parola greca, eu angelo, che vuol dire buon annuncio. L'angelo è l'annunciatore, il messaggero. Noi come discepoli, come credenti, siamo chiamati ad essere angeli di una buona notizia. E qual è la buona notizia? Andare ad accendere una luce nella vita delle persone che brancolano spesso al buio. Andare ad accendere una luce nella vita dei lontani e dire: guarda che il Signore c'è già nella tua vita, scoprilo. Noi non andiamo a raccogliere successi, non andiamo ad essere dei vincenti, partiamo come dei perdenti. Gesù dice come agnelli. Però se avete il coraggio di partire con il coraggio degli agnelli e non l'aggressività dei lupi, avrete la meglio sui lupi. Il lupo, direbbe San Francesco, diventerà fratello lupo. La mansuetudine è già un annuncio, una conquista. Noi non andiamo con la spada in mano, questo lo fa San Michele, noi no, andiamo con il cuore in mano e con la mano sul cuore, direbbe il nostro fondatore. Ed evangelizzare è l'opera di misericordia, diceva il nostro Don Carlo, più grande che noi facciamo per le persone, perché gli diamo tutto. Andiamo ad accendere una luce nella vita delle persone che non sanno dov'è l'interruttore. E noi li guidiamo, semplicemente diciamo: guarda, la buona notizia è che il Signore c'è nella tua vita, che già ha operato molto prima che arrivassi io ad annunciarti il Vangelo. Sarebbe bello, e lo vogliamo chiedere come una grazia, di lasciare che il Vangelo, prima di tutto, evangelizzi me stesso, noi stessi, tutte le parti di noi stessi. Se qualche parte c'è, qualche porta chiusa a doppia mandata, proviamo ad aprirla, a far entrare il Vangelo lì. Lasciare che il Vangelo, attraverso di noi che siamo angeli buoni, di un buon annuncio, arrivi ovunque, negli uffici, sul comune, in conceria, al mare, al bar, ovunque. Perché del Vangelo si può sempre parlare, non nascondendosi dietro al fatto che per rispetto umano non bisogna parlare di Gesù, oppure con l'atteggiamento di chi vuole conquistare il mondo intero. Con un atteggiamento umile, agile, dimesso, Gesù dice: non portate niente, siate poveri. Noi aspettiamo troppe rassicurazioni. A volte non partiamo perché diciamo: ma io sono incapace, sono mancante, e stiamo sempre a chiedere qualcosa a Dio per poter partire. Ma forse il Signore chiede qualcosa anche a noi, alla nostra povertà. Tagore ha un bellissimo racconto autobiografico dove dice: avevo trascorso una giornata di elemosina, mendicando, avevo raccolto soltanto alcuni melograni e qualche tozzo di pane. E vidi arrivare da lontano una carrozza, bellissima, dorata, un grande re. Chi sarà mai questo? E pensai: la mia giornata sia giusta, adesso è l'occasione della mia vita. Per cui si fece avanti per tendere la mano, ma addirittura la carrozza si fermò davanti a lui. Lui scese, il re, bellissimo, e lui stava per chiedere al re: mi dia una parte delle sue ricchezze, quando il re tese la mano lui verso quel poveraccio. E lui rimase interdetto, si guardò nella sacca, aveva solo delle melograne e dei pezzi di pane. Niente, povertà. Ma glieli diede, contraddetto da questa richiesta. E il re risalì in carrozza, stava per ripartire quando gli lanciò un piccolo sacchetto,
in mano a questo povero, che lo aprì e c'erano soltanto dei pochi chicchi di riso. E quel poveraccio disse: bel guadagno, io ho dato quello che avevo e in cambio ho avuto soltanto dei chicchi di riso. Torna a casa, apre il sacchetto sul tavolo per mangiare e in mezzo ai chicchi di riso c'era una pepita d'oro. Aveva dato la sua povertà, quello che sapeva fare, quello che era, e in cambio aveva ricevuto una pepita d'oro. Proviamo a crederci. Il Vangelo non è solo per i preti, non è solo per le suore, non è solo nelle occasioni delle novene e delle grandi feste. Il Vangelo è per tutti i giorni e per tutti noi. E ognuno di voi, molto più rispetto a noi, può arrivare in luoghi, in posti e a persone portando un annuncio buono. Siete angeli buoni, siete luce che andate ad accendere l'interruttore nella vita buia di tante persone. Fatelo e riceverete in cambio una pepita d'oro. Rinnoviamo la nostra fede. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore nostro, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Carissimi, Dio ci consola come una madre consola suo figlio. Forti nella fede, innalziamo a Lui con fiducia le nostre invocazioni. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Per le comunità cristiane, per i loro pastori, perché sappiano discernere e abbandonare quello che impedisce loro una testimonianza trasparente del Vangelo, preghiamo. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Per quanti hanno responsabilità politiche, economiche e sociali, perché orientino le loro scelte e i loro impegni alla promozione fattiva di una pace autentica e solidale, preghiamo. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Per tutti i missionari e le missionarie, perché il loro annuncio sia sostenuto da uno stile di vita plasmato dalla logica dell'amore di Gesù crocifisso, preghiamo. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Per la nostra assemblea, perché nel pane e nel vino eucaristici riconosciamo il Cristo e come Tommaso professiamo con fede, Signore mio e Dio mio, preghiamo. Donaci, o Padre, la Tua consolazione. Padre, ascolta la nostra preghiera e consolaci con il dono dello Spirito. Egli ci conduca nella pace di chi sa confidare nelle Tue promesse. Per Cristo nostro Signore.
intorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove, il se. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il nostro inflitto e sua santa Chiesa. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino la guidi e la proteggi. Con la potenza dello Spirito le assicuri il sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca di invocarti nella prova e di annunciarti con gioia. Per Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Michele, Raffaella, Antonio e Margherita, Antuono e Sigismondo, Angelo Antonio, Soccorso e famiglia Giliberti, Donato Lucia. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregando il Padre nostro, vogliamo avvolgere di preghiera la piccola Chiara, che partecipa questa sera per la prima volta dal vivo alla sua prima Santa Messa. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi riceve l'Eucaristia resta in piedi e passiamo noi. Corpo di Cristo. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Solo alcuni avvisi. Potete lasciare le sedie come stanno, perché non sono previsti uragani, almeno per ora, quindi possono rimanere lì. E sul tavolino in fondo trovate un po' di buona stampa, se volete leggere qualcosa, è uno dei giornalini che facciamo noi e diffondiamo in tutta Italia. E sotto la tettoia invece trovate, come al solito, il miele, le caramelle e i frisoccoli, che sono questi crostini pugliesi del Salento buonissimi. Se dovessero finire, domani o dopodomani arriva un altro carico con i signori delle luminarie che vengono a smontare. Vi annunciamo che fine luglio, fine agosto e fine settembre faremo 3 concerti, coinvolgendo pianoforte, clarinetti, oboi. Il primo è il 28 luglio ed è un concerto jazz. Poi con i social, Facebook e le altre cose daremo la comunicazione dell'orario e della data. E infine, domenica prossima presiederà l'Eucaristia una sorpresa. E quindi venite, perché ne varrà la pena. Il Signore sia con voi. Attraverso il cuore immacolato e addolorato di Maria, nostra mamma, vi benedica e protegga sempre Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. E buona evangelizzazione in settimana.